Scusate. Fate passare. Non è che ha detto oggi cose diverse rispetto a quelle che aveva riferito gli inquirenti nella fase delle indagini preliminari, ha ripetuto pressoché le stesse cose, solo che forse l'esame orale ha riportato nelle giuste proporzioni. E cioè? Nel senso che... E cioè poche cose. È slittata a martedì 31 gennaio, data della prossima udienza, l'attesa audizione di Ivano Russo nel processo in corte d'assise per l'omicidio di Sara Scazzi a causa del protrarsi delle altre testimonianze. Il giovane era arrivato a Palazzo di Giustizia in tribunale insieme alla sua fidanzata Virginia Coppola, apparendo abbastanza teso e non rilasciando nessuna dichiarazione ai giornalisti. Sono state quindi ascoltate le altre due testimoni. Stefania De Luca, la donna che con le sue dichiarazioni ai carabinieri indirizzò le indagini su Sabrina, rivelando i particolari di una violenta lite avvenuta all'interno di un pub di Avetrana tra le due cugine la sera prima del delitto, e Angela Cimino, amica comune di Sara e Sabrina. La cugina della ragazzina, la madre Cosima, hanno potuto seguire il processo fuori dalla gabbia, sedute accanto ai loro difensori durante il dibattimento, grazie all'accoglimento della richiesta formulata dai loro legali alla corte presieduta da Rosa Trunfio. Non erano presenti in aula né i genitori né il fratello di Sara, pare per motivi legati al loro lavoro fuori città. A seguire l'udienza, anche questa volta, un folto pubblico costituito da giornalisti e cittadini. È stata rigettata, e questo con un sospiro di sollievo da parte di molti, la richiesta di riesumazione del corpo della bambina per una nuova autopsia avanzata nella scorsa udienza dall'avvocato Missiere, difensore di Cosimo Cosma, accusato di concorso in soppressione di cadavere. Per la Corte il tempo intercorso dal momento della prima autopsia nell'ottobre 2010 ha certamente fatto decomporre ancora di più i resti della quindicenne. Respinta anche la richiesta della sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti delle detenute accusate dell'omicidio, i termini scadranno il 21 maggio 2013. La Corte di Assise poi ha deciso di acquisire al fascicolo dibattimentale una documentazione integrativa depositata dalla Procura stessa, tra cui una foto di Sara in pigiama scattata dal telefonino di Ivano il 7 maggio 2010. No alla richiesta di trascrizione integrale di tutte le intercettazioni avanzate dalla difesa di Sabrina, sì invece alla trascrizione di intercettazioni indicate dalle parti. Acquisite al fascicolo dibattimentale anche alcune lettere scritte da Michele Misseri a moglie e figlia, e nelle quali l'agricoltore si assumerebbe tutta la responsabilità dell'omicidio. Dalle testimonianze delle due donne è emersa la già più volte definita ossessione da parte di Sabrina nei confronti di Ivano. Pare che la giovane volesse sempre essere informata sugli spostamenti del ragazzo e con chi fosse, addirittura seguendolo o chiedendo agli altri queste informazioni. Abbiamo sempre ritenuto che la testimonianza della De Luca fosse stata enfatizzata nella sua oggettiva portata. Credo che il dibattimento abbia dato puntualmente conferma della bontà delle nostre valutazioni. C'era un'enfasi incredibile circa le dichiarazioni della testa, che poi in fondo non è che ha detto oggi cose diverse rispetto a quelle che aveva riferito agli inquirenti nella fase delle indagini preliminari, ha ripetuto pressoché le stesse cose, solo che forse l'esame orale ha riportato nelle giuste proporzioni. Confermato il senso di protezione da parte di Ivano Russo nei confronti della ragazzina, espresso con abbraccio e parole di difesa se si avvicinava qualche estraneo per rivolgerle la parola, e il fatto che per la comitiva lei fosse una piccola mascotte. Prossimo appuntamento per scrivere un'altra pagina di uno dei casi più intricati e misteriosi della cronaca degli ultimi anni, il 31 gennaio, quando saranno chiamati a deporre come testimoni anche i genitori di Sara, Concetta Serrano e Giacomo Scarpa.
Sazzi. Gli altri tre ad essere ascoltati saranno Pamela Nigro, Anna Lucia Dell'Atti e Salvatore Eroi. Sabrina e Sara avevano litigato la sera prima del delitto. La quindicenne era giù di morale quel 25 agosto quando con la cugina arrivò nel pub. Nel locale di Avetrana Sabrina avrebbe detto di aver litigato con Ivano, dicendo ironicamente che lui parlava ormai solo con Sara. Quella si vende per due coccole, avrebbe ripetuto per due volte Sabrina riferendosi alla cugina. È uno dei passaggi chiave della testimonianza in aula per la seconda udienza in corte d'assise sul processo per il delitto di Sara Scazzi, resa da Stefania De Luca, amica e cliente di Sabrina Misseri, in carcere con la madre con l'accusa di omicidio, dichiarazioni che per la procura avvalorano il movente della gelosia. La testa ha confermato anche che Sabrina era profondamente interessata a Ivano e che sperava che potesse nascere tra loro qualcosa sul piano sentimentale, tanto da far spesso controlli e appostamenti per vedere se il giovane usciva con altre ragazze. Sull'ipotesi poi di depistaggio delle indagini sostenuta dall'accusa, la De Luca ha confermato che Sabrina le riferì che forse qualcosa avrebbero potuto sapere gli zii di Saria di San Pancrazio Salentino oppure la badante romena di Casa Scazzi. Ma Sabrina ha anche detto la teste, non le ha mai riferito di essere gelosa di Sara per le sue attenzioni per Ivano. A confermare il movente dell'ossessione per Russo anche l'altra testimone, amica della 23enne Angela Cimino. Una sera di fine agosto in cui Ivano la stava accompagnando a casa insieme con Sara, a Cimino arriva un sms di Sabrina nel quale era scritto «Fammi sapere chi accompagna prima a casa». La testimonianza di Ivano, invece, dopo 8 ore di attesa fuori dall'aula, è stata rinviata per motivi di tempo al 31 gennaio, data della prossima udienza, e insieme a lui sono stati citati a deporre come testimoni anche i genitori di Sara, Concetta Serrano e Giacomo Scazzi, e poi Pamela Nigro, Anna Lucia Dell'Atti e Salvatore Erro. E così Sabrina e Ivano si sono incrociati in aula solo qualche istante, il tempo della comunicazione del rinvio. Lei e la madre Cosima stavolta hanno assistito al processo tra i banchi fuori dalla gabbia. In aula si è seduto anche Michele, non c'era invece la famiglia della quindicenne. Così l'avvocato Marseglia ha commentato alla fine l'udienza. Abbiamo sempre ritenuto che la testimonianza della De Luca fosse stata enfatizzata nella sua oggettiva portata. Credo che il dibattimento abbia dato puntualmente conferma della bontà delle nostre valutazioni. La Corte infine ha respinto la richiesta della Procura di sospendere i termini di custodia cautelare nei confronti delle donne imputate di omicidio e anche quella di riesumazione del cadavere di Sara avanzata dal legale di Mimino Cosma. Ha accolto invece la richiesta di trascrizione delle intercettazioni ambientali di Michele, la richiesta di integrazione probatoria della Procura e quella dei difensori di acquisire alcune lettere scritte da Misseri a moglie e figlia e nelle quali l'agricoltore si assume tutta la responsabilità dell'omicidio. Una serie di colpi di scena in tribunale a Taranto nella seconda udienza del processo per l'omicidio della quindicenne Sara Scazzi, uccisa il 26 agosto del 2010 ad Avetrana. Il procuratore aggiunto Pietro Argentino ha chiesto la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti delle due imputate, Cosima Serrano e Sabrina Misseri, accusate dell'omicidio della quindicenne. Parere contrario è stato espresso anche da parte del collegio difensivo. Dalla Corte sono state rigettate alcune richieste del collegio difensivo sull'acquisizione di video e di dichiarazioni di Michele Misseri. No anche alla richiesta di trascrizione integrale di tutte le intercettazioni avanzate dalla difesa di Sabrina Misseri, sì invece alla trascrizione delle intercettazioni indicate dalle parti. Inoltre i giudici hanno rigettato la richiesta di riesumazione del cadavere di Sara e di una nuova autopsia avanzata nella scorsa udienza dall'avvocato Raffaele Misseri, difensore di Cosimo Cosma, accusato di concorso in soppressione di cadavere. Per la Corte il tempo intercorso dal momento della prima autopsia, ottobre 2010, ha sicuramente fatto decomporre i resti della quindicenne. Intanto oggi è anche il giorno dedicato all'audizione di tre testimoni, tra cui Ivano Russo, il ragazzo conteso da Sabrina e dalla vittima. Per l'accusa sarebbe stata proprio la gelosia morbosa di Sabrina nei confronti di sua cugina oggetto delle attenzioni di Ivano, il movente dell'omicidio. In aula ci saranno anche Stefania De Luca e Angela Cimino, due amiche di Sabrina, Sara e Ivano. Nessuna sospensione dei termini di custodia cautelare che scadono il 21 maggio 2013 nei confronti di Cosima Serrano e Sabrina Misseri, accusate dell'omicidio di Sara Scazzi. A deciderlo nella seconda udienza per l'omicidio della quindicenne di Avetrana, avvenuto il 26 agosto del 2010, la Corte d'Assise di Taranto, che ha respinto la richiesta della Procura. In pratica, da quella data le due donne torneranno in libertà. Accolta invece la richiesta dei difensori delle due donne, madre e figlia, di acquisire al fascicolo dibattimentale alcune lettere
lettere scritte da Michele Misseri a Cosima e Sabrina, nelle quali l'agricoltore di Avetrana si assumerebbe tutta la responsabilità per l'omicidio della nipote. Intanto è slittata martedì 31 gennaio, data della prossima udienza, l'audizione di Ivano Russo, il 27enne conteso da Sabrina e dalla vittima. Per l'accusa movente dell'omicidio sarebbe stata proprio la gelosia morbosa di Sabrina nei confronti di sua cugina, oggetto dell'attenzione di Ivano, che l'avrebbe portata, come dichiarato dall'amica Stefania De Luca, ascoltata come testimone insieme ad un'altra amica, Angela Cimino, a fare spesso controlli e appostamenti per vedere se il giovane usciva con altre ragazze. Stefania ha confermato, rispetto a quanto dichiarato a suo tempo agli investigatori, anche l'episodio del presunto litigio tra Sara e Sabrina la sera del 25 agosto del 2010, poche ore prima che la quindicenne venisse uccisa. La ragazza l'avrebbe saputo dalla stessa Sabrina durante un incontro in un pub dove c'era anche Sara. Quella si vende per due coccole, avrebbe ripetuto per due volte Sabrina riferendosi a Sara dopo il litigio con Ivano, che ora parlava, a suo dire, solo con la quindicenne. Inoltre, sempre Stefania avrebbe riferito che nei giorni successivi alla scomparsa di Sara, Sabrina le riferì che forse qualcosa avrebbero potuto saperla i parenti della ragazzina che vivono a San Pancrazio Salentino, oppure la badante romena di casa Scazzi. Per l'accusa, quelli di Sabrina sarebbero stati tentativi di depistare le indagini. Intanto i giudici hanno rigettato la richiesta di riesumazione del cadavere di Sara e di una nuova autopsia avanzata nella scorsa udienza dall'avvocato Raffaele Missere, difensore di Cosimo Cosma, accusato di concorso in soppressione di cadavere.